I carabinieri del comando provinciale di Siracusa al comando del colonnello Sarapini hanno effettuato un'operazione importante, 3 arresti per l'omicidio del lentinese Sebastiano Palermo, avvenuto nel febbraio del 2024 per l'esattezza. I 3 sicari furono anche filmati. Ecco, un'attività di indagine molto importante che ha portato all'arresto di queste persone, con grande lavoro da parte dei carabinieri. Sì, allora i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, in particolare del nucleo investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sono riusciti a individuare i 3 responsabili di questo efferato omicidio. Ecco, si tratta di 3 giovani personaggi di 30, 33 anni, 23 anni, quindi di giovani che neanche conoscono la genesi della criminalità, ma che hanno operato quasi con un fare da mafiosi, ma non è un Allora, delitto di mafia. particolarmente evidente è l'efferatezza del delitto, questo sicuramente. I presunti responsabili sono 2 fratelli di 33-31 anni, di cui uno già con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, e il secondo, anche egli pregiudicato e già in atto detenuto per altri reati, mentre il 23enne risulta essere non avere precedenti, ecco. Dalle immagini, dicevamo, si evince che un soggetto si è fatto aprire la porta dalla vittima, quindi probabilmente anche lo conosceva, e poi è entrato un altro soggetto che avrà probabilmente commesso l'omicidio o altro, e poi un terzo che faceva da palo all'esterno. Quindi diciamo che è un delitto preordinato, studiato. Sì, ripeto, è particolarmente efferato e è verosimile appunto che i 4 si conoscessero, che la vittima conoscesse appunto i suoi aggressori, in quanto ha aperto la porta in un orario così tardo della notte. La zona di influenza, come si diceva prima, è quella del clan Nardo. Tuttavia, i soggetti interessati, indagati, non risultano formalmente inseriti del clan e il delitto non è maturato in quel contesto. Alla base del movente, al momento, risulterebbero ragioni di natura economica. Ecco, sotto questo punto di vista diciamo che quindi l'indagine è chiusa, non dovrebbero esserci ulteriori sviluppi. Al momento si sta delineando quello che è il verosimile movente, che è legato verosimilmente alla mancata restituzione di un'esigua somma di denaro. Bene, la ringrazio comandante. Una battuta per chiudere: Lentini continua ad essere un territorio ad alta densità criminale. Questo significa che i controlli dei carabinieri, dell'arma e non solo, ma delle forze dell'ordine sul territorio continueranno. Sì, sicuramente l'attenzione in via preventiva da parte dell'Arma dei Carabinieri, ma di tutte le forze di polizia in coordinamento tra loro è particolarmente attento.